Amici, bentornati qui di nuovo su Mandra Gaming, il canale con più power up e munizioni di tutto il tubo. Qui il vostro Mandra che vi parla e bentornati qui alla nostra quarta puntata su Cinemora. E siamo arrivati al secondo capitolo e da quanto ho potuto leggere, in sintesi, ci sta parlando questa persona che non può avere figli, non so perché ce lo stia dicendo, e che si sta apprestando a distruggere una fabbrica imperiale. Ecco appunto, infiltrazione. E come abbiamo potuto vedere, ci sono questi personaggi che stanno raccontando la loro storia. Credo che poi sicuramente si uniranno insieme, nel senso, insomma, queste storie si amalgameranno insieme. E avremo un po' la situazione più chiara rispetto a quella che possiamo avere adesso, probabilmente perché è ancora l'inizio, insomma. Sicuramente poi avremo modo di capire questa storia come si dipanerà. Nel frattempo abbiamo piazzato una mina su quel container di lava, ho potuto vedere, e qua c'è una situazione che non mi piace. No. Questi laser non mi piacciono. Ho come l'impressione, stranamente, che se ci passassi sopra morirei all'istante. Non so perché, quindi per sicurezza, per non saper né leggere né scrivere, gli sparo e moriranno tutti. Ma proprio cercherò di farli fuori tutti, grazie alla mia super skill e abilità. Non è vero. Uso la barra del tempo, ma cercherò di usarla il meno possibile, raga, perché il livello di sfida deve essere impegnativo, altrimenti non c'è gusto. Ah, questa cosa qui, via, andate via. Ah, no, ok. Tieni uno per là. Ah, ci sono questi elicotterini stupidini, quelle sorte di mini mongolfiere che sparano questi missili. Ragazzi, vi assicuro, la situazione su schermo non è delle migliori. Non ci sto capendo niente, aiuto. Ok, via, aspetta, via. Non mi toccate, io sono l'intoccabile Mandra. Allora, ragazzi, poi mi dovete spiegare perché nel 99% dei giochi l'idea di infiltrazione che hanno è quella di entrare e non di nascondersi, ma quella di distruggere qualsiasi cosa su schermo. Non lo so perché funzioni così, spiegatemelo voi. Grazie, ve ne sarei molto grato. Quindi commentate, pollicino in su, raga, ancora non lo so se lo dovete mettere o no, perché questa puntata è appena cominciata, ma sicuramente lo metterete tutti, perché sarà una splendida puntata del Mandra che non morirà mai, nemmeno una volta. Vedete, sullo sfondo è proprio una fabbrica di costruzione di massa temporale stabilizzata. Scusate, ma purtroppo quando c'è quella scritta non so perché mi viene questa voce. Ok, ho oltrepassato la sicurezza, sono dentro lo stabilimento. Tra poco arriverà un incrocio, devi seguire il percorso del trasportatore di materie prime. Cioè, dove vanno? Ti devi nascondere dentro i materiali. Pure! No. Vuoi che voli dentro le materie prime? Tipo, ecco, appunto. Ma infatti, devi venire tu a fare ste... Akita Triad, devi venire tu. Pure, mi devo pure sbrigare. Tu devi venire al posto mio. Che è sta cosa qua? Se ti distrugge. Bene così. E mo che devo fare? Cioè, materie prime sarebbero la monnezza. In sintesi. Che devo fare? Devo seguire le materie prime. Quei raggi laser non mi piacciono. Ma io seguirò le materie prime. Le seguo? Così? Così devo sta? Oddio. Oddio. E che devo seguirle proprio... così. Ok, ragazzi, non è facile. Vi assicuro che non... Se è come la penso io, non è assolutamente... Ah, sto piazzando delle mine all'interno dello stabilimento. Beh, d'altronde dobbiamo distruggerlo. E non vedo altrimenti. Dobbiamo piazzare delle mine ovunque. Ragazzi, io sto strippando. Perché se muoio in questo punto... chiuderò questo video. Ah, mi sono scartavetrato su di un muro. Oddio, dimmi che sto pezzo terribile è finito. Dimmi che sto pezzo terribile è finito. Grazie. Proprio massa temporale stabilita. Credo che mi fai salvare. Ma che sei matto? Ce l'ho fatta. Terza, quarta e quinta carica fuori. Beh, 5 mine. Oh! A me i ragni non sono mai piaciuti. Ragno selezionatore Lega Tsugimogumo. Minchia, un ragno giappo. Ah, vattene via con queste cose, con questi tentacoli a punta metallici. Cioè, io non sono commestibile, cioè sono fatto di metallo come te. Ma oh, ma tu sei scemo. Vattene, vai, ti sparo sul muso, ti sparo. Vai, via, via. Cosa sono questi raggi?
Minchia. No, 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 no. Io sparo random, raga. Devo guardare se. Ah! Il raggio! Il raggio della luce! Ah! Aiuto! E chi sei? Vultus 5, che se sparisti i raggi! Oh! Ma tu sei matto! Io sto premendo il tempo a random. Ma le mie super armi segrete? Ah, vedi, ma che c'ho qua? Oh! Spettacolo! Tiè, becca questa! Dolore sublime! Tiè! Guarda che te chiudo, te comprimo! Minchia, questa è la super stella di Okudo! Oddio! No, 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 brutto raggio! Ma non mi puoi sparare così, eh! Mi devi dare una maniera di fuggire, no? Oddio mio, ti prego, muori presto! Ti scongiuro! Guarda che io ti spacco la testa, con il mio super... Raga, la mia arma secondaria non vale un cippolippo! No, e dai, non mi spara sto coso. Vattene, 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 vattene. Ti prego, ti prego, ti prego, ti prego. Oh, sei morto. You are dead. Dead, sei morto. Tutto ragno. No. No, se ne sta a nare, raga. Ma non è ancora morto, perché la barra lì in basso è poco meno della metà, quindi ancora sta campando. Ecco, infatti, stai scappando, io ti sparo sulle chiappe. Oddio, cos'è sto coso? Ma che è sta bolla velenosa, schifosa? Via! Che schifo, ti è? Becca questa! T'ho compresso, eh! T'ho compresso con il raggio laser, eh! Oddio, mo mi fa un po' pena che stai così. Ma chi se ne frega d'altronde? Oddio, e che so sti sgorbietti qua? Sono i figliolini! I figlioletti che vengono a difendere la mamma! Ma crepate tutti, schifosi! Mille piedi ragnosi e ragnatelosi brutti. Non mi voglio. Ea, fate schifo. È morto. Ragazzi, a occhio e croce mi sembra morto. Beh, che schifo. Il sangue nero, l'inchiostro, tutti i circuiti schifosi. Livello 4B. Quarto B. Canyon cardinale lo 6. Bomba. Arma secondaria, bomba a grappolo. Pilota Garai. Garai. Ok. Ciao Garai. Chi sei tu? Con questa navicella, con questo aereo, chi è? Rumori robotici incomprensibili. Ah, questo so io. Bene. Oh, Ronodra Cross comanda tutti comunque, Proprio, Belli così rosa là, come si chiama? Non mi ricordo. Vabbè, adesso vediamo cosa sai fare. Ma ragazzi, questo è un altro personaggio. Io mi sto un po' perdendo, però il gioco è bello, a me piace, raga. Anche perché, raga, siate onesti. Anche con voi stessi, quando c'è da sparacchiare è tutto molto più bello. Vuoi mettere? Stiamo sparacchiando, è bello. Poi quando ci sono questi nemici che non possono nulla contro di te perché sei troppo skillato, forte e pro, ovviamente sto dicendo una cazzata, non possono fare 20.000 punti. Ottimo, grazie ragazzi, vi voglio bene. Oddio, e questi chi so? Non vi voglio più bene. 40.000 punti, raga. I am the number one. Oddio, andate via. Ma oddio, vorrei provare l'arma secondaria del tizio qua, però non me la sento. Ma questi? Ma questi sono nemici. Sparano con 4 megafoni. Sparano onde sonore terribili di musiche orripilanti. Devi distruggere questi megafoni il prima possibile, altrimenti ti convertirai a delle canzoni, con dei cantanti con delle canzoni inutili. Ma noi lo abbiamo evitato. Abbiamo distrutto quei mega... Aia, la mina. La mina, non la cantante. La mina verde ci ha spaccato appunto i reni. Come se un velivolo avesse i reni, ma... Possiamo anche lasciar perdere le cagate che dico. Ah, ecco. Involontariamente ho sparato la mia arma secondaria, che sono una serie di mine pazzesche una dietro l'altra. E abbiamo un robot soprattutto a guida. Ah, voi siete matti, oh! Aiuto! Ma che sei scemo? No! E ci stanno i lavori in corso. Via, brutta palla. Via. Via, ti respingo con la mia forza suprema, Ma te ne vai! Brutta cosa. E che io devo combattere i nemici con sta cosa che gioca? Oh! Ma io mica sono una costruzione volante, Come faccio a sparare a sto tizio qua? Aiuto! Mamma mia, oddio, ma la sono vista brutta! Oddio, mi stanno a sparare! Come faccio? Come faccio, raga? Aiuto! Ah! Ah, come faccio? No, raga, io qua morirò. Morirò, e io lo so. Lo so, se qua non faccio sto... Non mi distruggo, è finita. Il bonus, il mio bonus. Grazie. Tempo.
Ah! Ecco. Ma raga, mi ha preso un piano, mi ha levato 9 secondi di esistenza. Fate voi. Dobbiamo giocare per molto? Pallina del cavolo? Massa temporale stabilizzata. E chi è questo? Chi è questo con quella lama rotante per... Ecco, ho detto lama rotante, ha cominciato a girare. L'ho attivata io. Trapano pesante, Papa Carlo. Papa Carlo. Ma cos'è Papa Carlo? Oddio. Ah, Papa Carlo. Ok, scusa, scusa. Non volevo prenderti in giro. Non volevo prenderti in giro. Prendi questa mia arma secondaria che non ho più. Niente. Raga, c'avevo una mina. Un'arma secondaria l'ho buttata nel cesso sbagliando tasto. Voi direte, Mandra, sei arrivato al secondo capitolo, sbagli ancora i tasti. Cavolo, sì. I tasti sono solo due, pensate. Pensate quanto io possa essere skillato e pronto. Aiuto. Vedo troppe palline piccole. Ecco. Noi, come al solito, di ogni mostro dobbiamo farci la sezione di ogni corpo, cioè di ogni parte del corpo. Dobbiamo andarci a vedere il braccino, la manina. Ah, troppi, siete troppi, vi prego, non mi uccidete. Io sono un bravo robot. Mi hanno appena costruito. Mi hanno appena costruito, amico, mi vorrete fare già morire così, no? Ecco, voi dobbiamo andare dall'altra parte. Mamma mia, è proprio grosso sto mostro. Brutto boss, fai schifo. Sei brutto. Beh. Manco Alicani. Ecco. Sempre più simpatico sto mostro. Sempre più simpa. Molto simpa. Ah, triplo simpa. Ragazzi, i proiettili da schermo si fanno insostenibili anche per la mia. Per la mia. Ah, sei scemo con quel tritacarne là. Ma che cazzo sei matto sei? Io ti distruggo tutto, ti distruggo tutto, non ho paura di te. Non ho paura di te. Ah, anche perché sono troppo. Ah, ti prego, non mi distruggere. Ti prego. Scherzavo, my friend, scherzavo. Non mi fare affettine. Prometto che farò il bravo robot. Tiè. Sei morto. Che è? Pure la gru gli devo distruggere qua. La capoccetta gli devo far fuori. Ma poverino. C'ha il visino simpatico. Dai. Però lui mi attacca, ragazzi, io sono costretto a farti del male. Anche perché, faccia simpatico o meno, i suoi missili non sono molto simpatici, io devo dire. Cos'è sto schifo che mi sta tirando addosso? Mi sta sputando addosso? Questa è la sua arma finale prima di morire? Scataracchiarmi addosso? È una strana arma, ma vi assicuro che è molto efficace. Ecco, mi sta di nuovo sputando addosso. Vi assicuro che funziona, perché mi sta togliendo tutti i secondi della mia esistenza. Via, ti prego, muori presto. Tra 17 secondi morirò io. E non è cosa. Cioè, non, io non posso ricominciare tutto da capo. Oddio, raga, quanto me la so vista brutta. Mancavano 4 secondi. Oh my god. Ciao, piccolo mostro, dal viso simpatico. Ragazzi, cioè, dal viso simpatico. Io sono un buono dentro. D'altronde è una massa temporale stabilizzata, quindi quando la stabilizziamo, ragazzi miei, così. Questo modo, ecco, vedi, avete visto la mia uscita spettacolare? Ragazzi, punteggio 5000, percentuale di successo 78%, penalità 34, continua 0, totale 11, grado E. Ragazzi, abbiamo fatto stracagà, cioè no, abbiamo fatto, io ho fatto stracagà. Tsujimugumo sbloccato, ora puoi Papa Carlo sbloccato, ora puoi selezionare questo amico per l'addestramento boss. Livello Canyon Cardinale sbloccato. Ora lo puoi selezionare come punto di partenza e modalità storia e attacco punti. Durak, ora puoi selezionare questo personaggio dalla schermata di selezione dei piloti. Ah! Ecco, abbiamo trovato il garage sulla piccola luna. Ah! Per me il Canyon Cardinale è un posto sacro. Allora, ragazzi, da quello che ho capito, questi qua sono tutti personaggi che parlano al passato, ma sicuramente le vicende parlano appunto di questo passato che loro scrivono appunto su video. Allora, chi è Argus Peter? Chi è questo tigrotto a forma umana? Ronotroa Cross è vestito tutto ganzo sto giro. Ok, possiamo vederne uno da vicino?
Sì, ma attento, figliolo. Sì, veloce, sono dotati di qualche meccanismo di difesa. Cioè, questo è il figlio? Non vi somigliatevi niente. Infatti, Argus Spider, cioè, c'è un altro cognome. Beh, ti aspetto già a te insieme ai miei cari amici, gli insetti arrabbiati. Andiamo avanti, però, ragazzi. Cioè, questo è un altro pilota. Ragazzi, mi sa che ogni puntatina c'è un personaggio diverso. Io dubito che 37 miliardi di personaggi abbiano poi una storia che si possa unire tutto insieme, a meno che insomma gli sceneggiatori non abbiano fatto un ottimo lavoro. Ma noi proseguiamo per la nostra strada, raga. Tanto ribadisco che quando sparacchiamo è divertente, e quando ci sono da evitare questi missili che non riusciremo mai ad evitare è ancora meglio. Sono parecchio avanti rispetto a te. Il loro veleno è pericoloso quanto le tue armi. Bene. Io odio gli insetti, lo posso dire? Sì. Penso che molte persone odino queste le api carine che con il loro... Poi, api velenose, vedi che schillata che ho fatto, cioè sono passato qui sotto. Ma perché ho fatto sta cosa? Io non sono dedito a fare queste super mosse da super schillato, raga. Non è mica... Ti prego, io odio le giungle, odio gli insetti schifosi e soprattutto odio gli insetti che sputano veleno. Penso che voi sareste d'accordo con me. Raga, io non so come ammazzare quel coso là. È impossibile. Allora vado su, che sicuramente vivo più felice. Via con quel veleno corrosivo. Io ho solo questo veicolo, velivolo qua. Non è che mi posso riprodurre come voi, Io sono Artus Pydel e vi distruggerò tutti, uno per uno. Sono il cyborg venuto dal futuro. Ah no, scusate, quello è... era un film. Ecco, ogni tanto mi lascio prendere, scusate, ma... No, cos'è sta roba? Vi prego, cioè, io non faccio in tempo ad avere delle armi decenti che mi vado a schiantare come un minchiorre da qualche parte. Ragazzi, comincio ad avere un'arma seria. Una massa temporale stabilizzata. Vieni, attraversa il foro del verme. Che schifo, ecco la traccia del libelle. Vedi? Dove? Sì, la vedo. Beato te. Io passo qua su. No, non mi conviene, poi c'è sta quella cosa. No, devo passare qua su. Cazzarola. Io non rinuncerò alle mie armi. Ve lo dico subito. Allora, vai, spara sto coso. No, ragazzi, questi cosi non si possono distruggere. È bruttissima come cosa. Ah! No! Il fuoco dell'inferno, io non voglio morire così. Via, ti prego. Oddio, non c'ho più tempo, è finito il tempo. È finito il tempo, ho perso le mie armi, ho perso una sega, sono una segaccia. Ragazzi, ho perso le mie super armi. No. Ma che cazzo di gioco è questo? Perché? Perché è così difficile? Ah! Ti prego. Ragazzi, sono tornato con gli sparatampax. È una cosa di una tristezza infinita. Massa temporale stabilizzata. Non ho più le mie armi. Chi è questo? Ah, è lui, il mio amico. Antica predatrice di pelle. Ha ucciso mio padre. O il mio amico. Ah, papà, lo vedi che era mio padre, lo sapevo io. Devo fare un atterraggio d'emergenza nella prossima radura. Il mio sistema di valvole a pezzi, andiamo, questo è troppo grosso per noi due. Ma parla per te, io so tuo figlio, so la futura generation. Non sembro molto contento di essere stato disturbato. Ma te preoccupavo, disturbo. Lo ammazzo io, non ti preoccupare. Papozzo, ci penso io, senza problemi, guarda come schivo bene... Dei missili impossibili, raga, su schermo cominciano a non capirci più una sega. Ragazzi, non so dove andare. Questo mostro è molto tosto. E soprattutto ho un'arma che non è degna di questo nome. Ma intanto una rotellina gliel'ho spaccata. Ecco, ora comincia anche lui a sputarmi in faccia le sue sostanze psicotrope. Che proprio mi vedranno delle allucinazioni, mi faranno sognare di essere fidanzato con questa libellula, che poi si chiama libellula, ma libellula insocca carine. Sto coso è una sorta di mega verme schifoide che si sta prestando a spararmi un raggio incredibile di proporzioni bibliche che mi ucciderà e mi distruggerà, un raggio enorme,
un tono schifoso, ma sta tuonando, raga. Nello schermo sta tuonando, ma soprattutto dove devo sparare? Qua. Qua, sulla cresta, qui, sulla cresta. Ehi, carino questo raggio arcobalenoso, di cui mi ucciderà sicuramente. Ecco, le ali, ragazzi, le ali, purtroppo sono cattivo. Così lui non volerà più, non volerà più nei cieli dell'Alabama. Oh, tieni, tieni, prendi questi piccoli missilozzi come ricordo del mio amore, tesoro. Vai via con quel raggio, via con quel raggio schifoso. Aspetta, aspetta, aspetta. Ma io c'ho i super raggioni qua. Ma c'ho la mia arma secondaria, ma me la dimentico sempre. Me la dimentico sempre, raga. Questo, ecco, un'ala l'ho bruciata. E allora prendete un altro. No, un'arma. No, dei missili andati a vuoto, raga. Che tristezza. Via, anche tu. Pum! Sono morto, no. Mi ha sentito, figliolo, esci da là. Ma lo sto distruggendo. È ferito, lo posso abbattere. Da, papà. Far bravo, su. Voglio dare dimostrazione che sono un degno erede della stirpe Goss. Oddio, che è sto coso? Vattene. Quella. Ma che è una mina? Via, via. Dov'è che devo spararti? Allora, adesso, vai, vai, super ragione. Mamma mia. Vi spappolo, sì, sì, vi spappolo, ragazzi. Vi distruggo, scherzavo. Ma che sei scemo? Vattene. Non ti voglio. Prenditi quest'altro. Oddio, raga. Papà, l'ho colpito, l'ho battuto. Ho ucciso un libelle. Ma mi sa che sono morto. Ah, no. Ecco. Ha ucciso un libelle. Bravo, figlio mio. Bravo. Congratulazioni, ragazzi. Massa temporale stabilizzata. Ragazzi, sono soddisfazioni queste. Io ve lo dico. Assolute soddisfazioni. Ho dato un buon esempio a mio papozzo. Quindi, meglio di così, livello 3B, fabbrica imperiale di Iborg Losei, pilota Durak, arma secondaria spada sonica. Ragazzi, Durak, finalmente, mi sembra proprio che sia un personaggio che abbiamo già usato. Infatti, ecco, siamo ritornati nella fabbrica imperiale, credo. Noi continuiamo a piazzare mine con amore. Carica 6, fuori. Sono arrivato all'anello interno. Ma quando è che facciamo distruggere questa bella fabbrichetta? Che ne pensate? Io direi che sarebbe anche ora, anche perché tutta questa lava non mi rincuora, non mi piace. E voglio uscire subito fuori da questa fabbrica di mostri distruttivi. Lo vedete là? Guarda, mi vuol comprimere qualcosa. Io non ci voglio passare. No, 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 non ci voglio passare. Non mi piace. Oddio, invece devo passare qua. Vabbè. Oh, sto gioco, guardate ragazzi, sto gioco a volte è cattivello, io ve lo dico. Se volete giocarci, questo gioco è molto cattivo ogni tanto. C'è qualche sezione un po' bastardella. Ecco, tipo questa. Tipo questa, ragazzi. Ragazzi, che altro dire? Io la chiudo qui. Con questa morte e con questo file spettacolare di una macina veicoli distruttiva. E vi ringrazio per aver seguito anche oggi questo video. Vi ringrazio per l'affetto che mi state dando tutti i giorni e quindi se il video vi è piaciuto, ragazzi, pollicino in su, commentate, condividete il video e condividete il canale. Io vi auguro una buona giornata e alla prossima. Ciao, ragazzi!